misteri del simbolismo. Il titolo di questa mostra è stato da me pensato con un certo rilievo letterario, perché questi due grandi maestri a cavallo fra 8 e 900, a mio giudizio, hanno prefigurato le più grandi correnti artistiche della modernità, per cui a cavallo fra espressionismo e simbolismo hanno ambedue prefigurato una sensibilità pre-surrealista che poi sfocerà appunto nell'avanguardia surrealista nei decenni a venire. Sono 10 opere, quelle di Kubin databili intorno al 1903, quelle di Snyder a cavallo fra il 1894-1896. Ambedue vengono realizzate con tecniche incisorie molto raffinate. Sascha Snyder attraverso delle incisioni sul legno, con matrici direttamente incise dall'artista, e Kubin attraverso un procedimento di incisione collografica, per cui il recupero della dolcezza del disegno di Kubin, peraltro impresso su matrici probabilmente di cartone direttamente ritoccate dall'artista e poi sovrapposte ad un certo numero di fogli di pregio con una pressione del torchio, ecco. Egli stesso procedeva alla formazione delle matrici e probabilmente, a mio giudizio, anche al ritocco manuale delle matrici, che portava poi a questo effetto estremamente raffinato, forse anche più raffinato del disegno, per cui c'è un'avventura anche tecnico-formale dietro alla costituzione di queste opere che è giusto conoscere. L'avventura di Kubin in quelle propaggini umane, poetiche, così poco scandagliate, che hanno a che fare con il senso della morte, dell'alienazione, del mistero, del sogno, dell'incubo, sono ancora oggi tematiche molto provocatorie perché sono ambiti culturali, se vogliamo, poco dibattuti e poco conosciuti, apparentemente impressionanti dal punto di vista emotivo. Però la crudezza delle immagini e spesso questa velleità onirica che se hanno non devono spaventare, perché rappresentano una interpretazione esistenziale che Kubin dà non solo della propria cultura e del proprio tempo, ma anche di una parte considerevole dell'animo umano che sfugge spesso alla conoscenza di se stesso, perché attraverso l'orrore dell'immagine Kubin fa emergere qualcosa di se stesso e della società in cui egli vive e in cui oggi noi viviamo, perché questo orrore rimosso viene invece servito poi un piatto d'argento della violenza comunicativa di massa e della assuefazione ad essa. C'è in Kubin una forza predittiva, una forza visionaria che anticiperà gli orrori dei due conflitti mondiali e anche dell'esperienza oscura del nazismo e dell'olocausto. Per ciò che concerne Sascha Snyder invece, un altro grande artista molto poco considerato purtroppo, fra i grandi maestri figurativi del Novecento, dove nella sua pittura appunto campeggiano delle sensibilità molto classiche. I corpi di Snyder hanno l'umiltà soggiogante, imprevedibile, della bontà umana, della mancanza di violenza, appunto hanno la forza primordiale di corpi
colmi d'amore, per cui quando l'amore si manifesta in tutte le sue forme ha questo anelito disarmante di bontà e di naturalezza. Ecco, i corpi di Snyder, i corpi maschili di Snyder sono sempre corpi nudi, quasi battuti dal furore dell'immagine che poi lui costruisce attorno a questi corpi. Richiamano molto della sua straordinaria umana sensibilità omosessuale, probabilmente di enorme attualità. Qui Snyder ha avuto il coraggio di mostrare questi corpi maschili di fronte all'orrore delle persecuzioni, cioè parliamo di opere del 1894, la percezione di noi contemporanei circa le nudità è completamente diversa. Allora era un reato mostrare corpi nudi, soprattutto maschili. E in tutto questo c'è uno struggente richiamo all'umanità più sommersa, l'umanità dei diversi, delle persone costantemente sottoposte a violenza, segretamente sottoposte a violenza. Per cui ambedue questi artisti sono straordinariamente contemporanei.